Ciao a tutti e benvenuti su Dirtipedia, per le vostre pillole quotidiane di storia non attendibili al 100%. Come ormai sapete, usiamo Wikipedia come fonte principale perché ci pesa il culo, perché ci pesa troppo il culo. E quindi non mi voglio distanziare troppo da questo modus operandi, perché mi regala tante soddisfazioni e poche abrasioni alla prostata. Stavolta però la mia prostata non si è salvata manco un po', perché la storia della vita del nostro ospite di stasera si mischia talmente tanto alla leggenda che se mi limitassi ad attingere solo da Wikipedia andrei a saltare troppi bocconcini deliziosi che invece vi voglio rifilare e rischierei di farvi addormentare peggio che una partita della Spagna del Mondiale 2022. 200.000 passaggi e due verticalizzazioni sbagliate. Per dirvi, mi sono addormentato al 32esimo minuto e mi sono svegliato quando parlava Yuri Keki al Circolo dei Mondiali, con la bavetta sulla felpa. Vabbè, quindi ragazzi, andateci piano con le denunce. Parte della vita di quest'uomo è avvolta in una nebbia di mistero, come se fosse il peli di Achille. Peccato che non sia il peli di Achille. Anzi, parliamo del pirata più sfortunato di tutte le epoche. Uno che manco voleva fare il pirata. Io volevo fare l'usciere. Uno scozzese, che si è ritrovato a fare il capitano pirata, così. Cazzo di cane. Signori, sto parlando di William Kidd. Un uomo così sfortunato da farmi scrivere gli appunti di questo podcast tenendo una mano sui per tutto il tempo. Quindi, a vostro rischio e pericolo, sigla! Partiamo col dare un'occhiata alla sua epoca. Vediamo un po' cosa avvenne nel 1645, ovvero quando nacque quello che sarebbe stato prima corsaro, e poi a causa di una sfiga cosmica, a merde pestate, pure in mare, e a un equipaggio arruolato credo nei peggiori centri detentivi d'Europa, si è trasformato suo malgrado in pirata. Specifichiamo, anche se so già che siete edotti, ma specifichiamo lo stesso, il corsaro è un uomo che, possedendo una licenza del re, può catturare navi di stati nemici o anche di pirati. Il pirata invece se ne sbatte altamente il cazzo e assale anche i pedalò della riviera romagnola. Che ci do, che ci do, che ci do, che ci do. Comunque, torniamo a noi. Nel 1645, cosa succede di importante? Niente. No, nel senso, qualcosina succede. Diciamo che due sono le cose più importanti, secondo me. Una è che scoppia la guerra dell'impero ottomano di Ibrahim I contro la Repubblica di Venezia. E gli ottomani invadono l'isola di Creta. Sapete, no? Veneziani e ottomani si amano da tempi immemori. E poi, invece, l'altra cosa che accadde è il 15 febbraio che il Parlamento britannico istituisce il New Model Army, ovvero una maxi riorganizzazione delle forze armate regie. Ma comunque alla fine era la solita epoca delle parruccone dei nobili e che non toccavano l'acqua neanche per togliersi le croste dagli occhi la mattina, solo che stavolta, invece di raccontare una vita italiana, ne raccontiamo una scozzese. Eh sì, Willy era scozzese. Suo padre, alcune fonti lo vogliono sacerdote, altre fonti marinaio. Magari era un sacerdote marinaio o un marinaio sacerdote. Il problema per il quale probabilmente questo episodio durerà come un gatto cieco in autostrada, è che dalla sua nascita fino al 44esimo anno d'età, di lui non sappiamo un cioè niente, niente, ma neanche che scuola ha fatto, il nome della sua prima fidanzatina, niente, nisba, nada. Comunque, alla tenera età di 44 anni, cioè 44 anni all'epoca è come se mi dicessi adesso alla tenera età di 80 anni, e iniziò a lavorare sotto la corona inglese come capitano di una nave, così, d'amblè. Poi dicono che l'ascensore sociale non funziona. Funziona, funziona. Siete voi che non ci credete abbastanza. Comunque, il primo compito di Willy era attaccare tutte le navi francesi che gli capitavano a tiro. Eppure quelle pirata, visto che ci si trovava. Sembra che l'area geografica di interesse inizialmente fu quella dei Caraibi. Però le fonti, circa questo primo episodio da corsaro, non ci dicono più niente. Da qui in poi Wikipedia ci fa intendere che la vita di questo fantastico personaggio cambia e decide di diventare un pirata, così, a cane, ma non mi era molto chiaro e quindi ho cercato di investigare un po' su altri siti e altre fonti vogliono farci intendere che Willy, una volta terminato i suoi servigi alla corona, si trasferì da uomo benestante a New York e che sposò una ventenne vedova per due volte, ci avete capito bene, una di vent'anni, i cui suoi primi due mariti passare una miglior vita. Willy non era per un scaramantico. E si sbagliava. Si sbagliava di grosso.
Cazzo, mi sono sentito Francesco Migliaccio di Demoni Urbani. Vabbè, magari. Comunque, andiamo avanti. Comunque dicevamo che il caro vecchio Willy era diventato un po' sedente. Aveva ormai più di 50 anni. 5 minuti prima della c***o di pensione, lo chiama un personaggio ambiguo e con le mani in pasta peggio di un pizzaiolo. Il conte Belmont. Il conte gli fa: oh, carissimo, come stai? Sarai mica già in pensione, sei ancora un ragazzino. Willy, che si alzava ogni notte almeno 3 volte per andare a pisciare, lo guarda storto e gli chiede di andare al sodo. Insomma, conte, Willy, ti do una nave nuova di zecca, con 150 uomini fedeli a te e 34 cannoni. Scusa, conte, non saranno pochi 34 cannoni per 150 persone? Non ho capito, Willy. No, niente. Allora, Willy prende armi e bagagli e salpa. È in mare da qualche ora, ragazzi, non scherzo, da qualche ora, e incrocia una nave da guerra della Royal Navy. Il comandante spara un colpo di cannone per salutare la nave di Willy, ma Willy se ne sbatte il c***o. E non solo, il suo equipaggio va sul ponte, si tira giù le braghe e inizia a schiaffeggiarsi le chiappe. Ragazzi, non sto scherzando, c'erano decine di persone sul ponte a schiaffeggiarsi il culo. Il comandante della marina militare allora attracca la nave di William e ordina l'impressment, ovvero il reclutamento forzato di una ciurma altrui. Quindi il nostro eroe si ritrova con molti meno uomini già dopo pochissime ore dalla partenza. Il buongiorno si vede dal mattino, ma lui non si scoraggia e fa rotta verso New York per reclutare altri scappati di casa. Bene, qui recluta altri gentiluomini di alta società e salpa per Capo di Buona Speranza. Gran nome, Capo di Buona Speranza. Ma un'epidemia di scorbuto e poi di colera gli decima la ciurma. Di nuovo. Cioè proprio Fantozzi spostati. Cioè ogni cosa che fa quest'uomo succede qualcosa di apocalittico. È bellissimo. Intanto gli uomini rimasti, quello più per bene doveva essere tipo Hannibal Lecter, iniziano a non essere più particolarmente gioviali a causa delle condizioni di vita e soprattutto della penuria di navi da attaccare. E l'umore a bordo, ragazzi, doveva essere simile a quello delle fila del PD, dopo le ultime politiche specialmente. Però si va avanti. Ad un certo punto un cannoniere, un tal Moore, cerca di incitare tutti gli uomini ad attaccare un mercantile olandese. Perché va bene tutto, ma bisognerà pur mangiare, io tengo famiglia. E Willy dice: oh, ma sei un c***one allora. Cioè l'Inghilterra non è in guerra con gli olandesi. E Guglielmo III indovina che origini ha, piccola e inutile testa di c***o. No, bisogna fargli il culo, E a quel punto il capitano scappa una frase che all'epoca, doveva sembrare un insulto, ma che a me, ora, dopo più di 20 anni di berlusconismo, Sgarbi che sputa bile ogni giorno su Canale 5, Cruciani che ha sposato la sobrietà come unica sua ragione di vita a mo' di monaco benedettino cistercense, ma a me sembra quasi un complimento. Gli fa: non sei altro che un cane rognoso. E Moore deve aver avuto uno sguardo tipo quello di Abatantuo, no? E gli fa: se sono un cane rognoso è colpa vostra. Siete stato la mia rovina e quella di molti altri. E lì, a questa provocazione, a questo insulto terribile, manco gli avesse investito la madre con il calesse, il capitano non ci vede più. Tira su un secchio di metallo e glielo dà talmente forte sulla testa che lo uccide. Ma che c***o di secchio doveva essere? Di ghisa? Comunque, sta di fatto che quello era un bel c***o di problema, perché se è vero che i comandanti delle navi potevano veramente fare il bello e il cattivo tempo, è altrettanto vero che non avevano facoltà di uccidere ad cazzum membri dell'equipaggio. Quindi, se già l'equipaggio stava schiumando dalla bocca prima, immaginate cosa avranno pensato quando, una volta saliti su una nave battente bandiera francese, si accorgono che aveva il salvacondotto del re d'Inghilterra e che il capitano era inglese. William tentò di far desistere l'equipaggio, di fottersi anche le viti del cruscotto della nave, ma non ci fu verso e dovette accettare il volere popolare. E questo lo trasformò di fatto in un pirata. Ma Willy credeva di riuscire a convincere Londra dicendo: raga, cioè, batteva bandiera francese, cioè per me è francese. Comunque c'è da dire che il bottino che fece su quella nave fu proverbiale. Nessun tesoro dei pirati mai fu così grande. Alla fine comunque partì un mandato d'arresto internazionale, voluto proprio dal suo ex patrocinatore principale, il conte Belmont, che non vedeva l'ora di rifarsi una nuova nomea, visto che ormai a corte lo vedevano come un patrocinatore di pirati, un uomo corrotto, un prezzolato. Will capì che era diventato un bersaglio e fece rotta verso il Madagascar. E lì ci trova una sua vecchia conoscenza, il pirata Califord, che gli fotte tutto l'equipaggio.
Equipaggio ormai stanco di avere a che fare con una sorta di portasfiga di grandezza maestosa e salpa con Califord verso lidi più prosperi. Ah, comunque Califord avrà molta più fortuna come pirata e da lì a poco riuscirà ad attraccare e depredare diverse navi. E da quello che si sa, salverà anche la Pellaccia. Ma torniamo al nostro fortunato amico. Rimasto con un pugno di uomini, salta sulla nave e alcune fonti ci indicano che si accorse di avere la sfortuna... Ma basta! ...di avere lo scafo pieno di tarme. Insomma, la nave era irrecuperabile, quindi la porta su una secca e le dà fuoco. Intanto con un gruppetto di uomini e un'altra nave più piccola, arriva ai Caraibi, dove apprese per la prima volta del mandato internazionale a suo carico. Ma Kid non credeva alla sfiga e prese armi e bagagli e si recò a New York per parlare con il suo amico governatore, il conte, e per cercare di tirarsi fuori dal guano in cui era caduto suo malgrado. Prima di fare questo però prese il suo tesoro, enorme, e lo nascose in una isoletta al largo di New York. Sapeva che probabilmente gli sarebbe servito per corrompere la macchina della giustizia in caso in cui le cose si fossero messe male. Si presentò dal conte. «Oh conte, amico mio, come stai?» Non fece in tempo a finire la frase che si ritrovò in manette, tipo il Chapo Guzman, e poi subito in gattabuia. Prima di essere deportato in Inghilterra, Will tentò l'ultimo colpo di reni e disse: «Caro conte, io c'ho un sacco di soldi, e se mi liberi...» Non finì la frase che il conte lo avvisò: «Guarda che il tesoro l'abbiamo già trovato, l'abbiamo spedito a Londra come prova della tua colpevolezza». Allora Will rincarò la dose: «Ma conte, il mio equipaggio sicuramente...» «No, Will. Il tuo equipaggio, pur di salvarsi il culo, ha appena vuotato il sacco. Sembra che ti abbiano accusato anche dell'omicidio di Kennedy». «Chi? Non lo so chi è. Comunque sembra che tu abbia ucciso anche lui». Insomma, Will era nella merda più nera e sapeva che non avrebbe avuto speranze. Leggo. Il governatore Belmont lo fece arrestare all'incirca nel settembre del 1699 e nel febbraio dell'anno successivo venne riportato in Inghilterra, dove iniziarono i procedimenti giudiziari contro di lui. Kidd scrisse una lettera a Lord Orford, uno dei finanziatori della spedizione, e descrisse le sue azioni nell'Oceano Indiano, la presa di due navi che battevano bandiera francese, e di essere stato costretto ad affermare di aver commesso atti di pirateria dall'equipaggio che lo aveva anche derubato. Kidd riconobbe di essere stato accusato ingiustamente e soffrì per via della sua condizione di prigioniero, nonostante sperasse che la giustizia potesse essere leale verso di lui. I mesi di isolamento, la malattia, la mancanza di rappresentanza legale e il divieto di accesso ai documenti del caso lo logorarono a tal punto che più volte ebbe intenzione di suicidarsi. Chiese un pugnale, ma quando il 14 aprile l'ammiragliato glielo concesse, fu portato a Whitehall, dove venne interrogato. L'interrogatorio durò per ben 7 ore, nelle quali Kidd ripeté le motivazioni addotte nella lettera a Lord Orford, ma non ottenne la soluzione. Infatti venne incarcerato a Newgate per i successivi 11 mesi, fino al nuovo interrogatorio. La prigione a cui fu destinato era considerata una delle peggiori del tempo, in quanto ospitava criminali in attesa di processo o in attesa di essere giustiziati. Nonostante fossero permesse visite, giochi d'azzardo, sesso e alcol, la struttura era sovraffollata e pervasa da odori nauseabondi, nonché dalle continue grida dei detenuti. La sua permanenza in prigione lo portò alla depressione e all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Insomma, alla fine Kidd provò a scrivere tantissime lettere alle personalità del tempo, ai suoi investitori, ai mecenati, ma non ebbe mai nemmeno mezza risposta. Nessuno voleva sporcarsi le mani e la reputazione aiutando uno che a tutti gli effetti era stato riconosciuto e condannato come pirata. Ah, alla fine la condanna fu molto, molto dura. Impiccagione. Ma anche qui, amici, la sfiga non finisce. E basta! Il boia, invece di scegliere la corda lunga, che di solito permetteva la morte per la frattura, no, del collo, sceglie quella corta, che però si spezza, e il povero pirata si catafotte a terra dal patibolo. Il boia lo riprende, lo riporta su e lo ammazza di nuovo, stavolta per bene. Un lavoro a modino, insomma, alla Mastro Titta. A proposito, un giorno se volete parliamo anche di Mastro Titta, o è troppo famoso. Boh, vabbè, ci penso. Comunque alla fine il suo corpo venne preso, immerso nel catrame e appeso su una sponda del Tamigi per 3 anni. Chissà il vicinato che felice che doveva essere nell'avere questa visione angelica e questo odore di fiorellino di campo. Alla fine del corpo ovviamente non rimase nulla, il Tamigi lo portò via per sempre. E questa è la storia di William Kidd, ragazzi. Ma ripeto, qui non abbiamo usato solo Wikipedia, ma diverse altre fonti, comunque reperibili sul web e dotate di note. La vita di Kidd è immersa nella leggenda, quindi
non scommetterei una gamba sulla veridicità di questo racconto, ma la leggenda narra questi fatti. I fatti e i misfatti di un uomo benestante convinto a partire per mare con una legittima lettera di corsa 2 minuti e mezzo prima della sua pensione. Con un equipaggio di bestie di Satana e con la sfiga delle sfighe di diventare suo malgrado un pirata. Vabbè, per oggi abbiamo finito qui. Non ci sono dietrologie o domande tipo «Voi cosa avreste fatto?». Piuttosto avrei una sola domanda. Ma la signora Kidd si è poi risposata per la terza volta? E se sì, con chi e che fine ha fatto? Ciao ciao!